Grazie. Ecco, ieri sera al Cinema Excelsior si è tenuta la conferenza che penso che quasi tutti ci stavate, educati da chi, sul tema appunto della vita e dell'educazione. La conferenza è stata presieduta dal Vescovo e dall'Avvocato Gianfranco Amato, che abbiamo qui con noi questa sera. Lui, come ha già detto Maria, sta girando tutto il mondo, tutta l'Italia. E ci ha aiutato ieri sera a prendere coscienza proprio sulle problematiche che, o meglio, sull'emergenza che la nostra società sta vivendo. E allora questa sera abbiamo questa fortuna di averlo qui con noi e vogliamo approfittare, ecco, della sua presenza per chiedergli due parole. Grazie. Il coro si può mettere seduto. Io non ho preparato nessun discorso per questa sera, quindi le cose che vi dirò mi usciranno dal cuore, così, a braccio. Abbiamo sentito quante cose brutte può fare l'uomo. Uccidere fin dal concepimento un essere innocente, indifeso, buttare via la propria vita, non riconoscere il dono che Dio ha dato anche per come siamo fatti, uomini, donne. E abbiamo sentito che questa cosa qui, e sembra che Gesù abbia ragione quando dice che dal cuore dell'uomo escono tutte le malvagità, si radica in un inganno, un grande inganno. L'idea che la vita sia mia, roba mia, mia. Io decido cosa fare, io decido chi sono, io sono l'artefice del mio destino. Che inganno, che menzogna. Invece, sapete qual è il segreto della vita? L'abbiamo sentito stasera. Il segreto della vita è capire che la vita è un dono, una cosa che ci è data, perché noi non ci siamo fatti da noi, ma attenti, è un dono che ci viene dato in prestito. Noi questo dono dobbiamo restituirlo. E quando lo restituiremo, dovremo rendere conto di che cosa abbiamo fatto di questo dono. E allora, e guardate che il segreto sta nel capire che ciascuno di noi è chiamato a un compito, a una missione. Anzi, che la nostra vita, la vita di ciascuno di noi, è inserita dentro un progetto d'amore. C'è un disegno che guida il mistero sulla nostra vita. Ma, attenti, questo dipende totalmente dalla nostra libertà. Siamo noi che decidiamo se aderire o non aderire a questo disegno, se affidarci o non affidarci.
Qui si gioca. Stavo pensando mentre sentivo, ma immaginate Dio, l'essere che ha creato l'universo, onnipotente, assoluto, immenso, che può fare tutto. Lui per incarnarsi ha avuto bisogno del sì di una ragazzina di un villaggio sperduto nel punto più oscuro della storia. E se Maria avesse detto no, lui che è Dio non avrebbe potuto incarnarsi, non avrebbe potuto salvarci, neanche volendo, lui che può tutto. Pensate che favore ci ha fatto Maria. Probabilmente ha immaginato che cosa sarebbe, le sarebbe accaduto, e era giustificata a dire no, io un dolore così grande no, non lo accetto, non solo perché perdo un figlio, ma vedere Dio così umiliato, così, no, è troppo. Poteva dire no, ha detto sì. Ecco, tra questo no e questo sì si gioca anche la nostra vita. Noi tutti i giorni siamo chiamati a decidere se dire sì o dire no. Questo vale per tutti, vale anche per me ovviamente. Io ho deciso di affidarmi a questo progetto. Qualcuno dice, ma hai rinunciato ai soldi, alla carriera, al successo? No. Io ho scelto la cosa più importante e se voi mi credeste vi posso dire che se uno si affida davvero vede accadere nella propria vita dei miracoli. Io in questo anno ho visto accadere delle cose che se mi avessero raccontate 2 anni fa non ci avrei neanche creduto, perché se la vita non è un'adesione a qualcosa di grande, ma che vale la pena, perché vivere? E l'invito che io vi faccio stasera è questo qui, tornando a casa. Pensate se anche voi nella vostra vita avete un sì da dire, se avete un compito, se avete una missione. Se capite che la vita ha un senso, che c'è un progetto che vi riguarda. E se lo vedete, credetemi in fiducia, io non sono un pazzo. Credetemi, affidatevi. Perché vedrete accadere nella vostra vita cose che neanche potete immaginare. Oh, mica vuol dire che si vince il super enalotto, non ci sono più problemi, ci più sofferenze, nessun dolore, no. Nessuno, neanche Gesù ci ha promesso una vita rose e fiori, c'è scritto da nessuna parte. Ma qual è la differenza? I problemi restano, ma voi capirete che la vostra vita ha un senso. Questo senso si chiama Gesù Cristo. E Cristo vi accompagnerà tutti i giorni con il suo amore in mezzo alle sofferenze, ai dolori, ai problemi. Tutti i giorni, fino al giorno in cui inizierà l'unica vera vita, la vita eterna. Buonanotte. Grazie allora Gianfranco, grazie anche a tutti voi.
per questo momento di, ecco, di attenzione che ci avete riservato. Ecco, andando a casa possiamo dire di aver pregato questa sera, di esserci riempiti, diciamo, di Spirito Santo. Ringraziamo il coro per tutte le prove che hanno fatto, per l'impegno che mettono, perché, ecco, possiamo vivere questi momenti. E allora buonanotte a tutti.